Radio Radicale, ospite dei nostri studi, e la ringraziamo perché credo che sia la prima volta, anzi è la prima volta che viene a trovarci negli studi di Radio Radicale, Sabina Guzzanti, che ringraziamo e salutiamo. Grazie per essere qui. Grazie a voi, Sono molto, lo sai che sono una fan, quindi ero felice di vedere la sede di Radio Radicale. Una, una fan è uno step in più di ascoltatrice, quindi ascoltatrice e sostenitrice. Ascoltatrice è e sostenitrice e anche un po' dipendente, infatti adesso che c'è questa notizia che Radio Radicale chiude. Lo vivo con un problema personale, prima che politico. Nel personale senso. e politico, e qui faremo delle <ride> esatto, piccole. Andiamo con ordine, perché insomma, sicuramente ovviamente, tutti sanno bene eh, chi sei e cosa hai fatto finora. Eh, ci sono diversi percorsi nella tua vita, belli densi di, di, di cose. Eh, ovviamente televisione, dove hai cominciato giovanissima con quel profinamente non stop, poi la lavaranice, esatto. poi tutto quello che so, tutti sanno, immagino, dal mm -hmm. periodo meraviglioso di avanzi. di di, di Tunnel, di Pippo Candy, di Nano, eccetera eccetera ehm, poi ha fatto altre cose in realtà in televisione ricordiamo Riot l'ultimo tormentata <ride> e... no, <tormentazzo>. censura conclamata penso <ride> <ride> anche la più violenta che sia mai stata fatta ora capisco che sono femmina quindi non ballo c'era c'era Cattaneo come di direttore generale c'era l'annunziata come presidente e poi c'era <ride> Ruffini come direttore di rete e poi, e, e poi la 7 e, e poi il web ma ci arriviamo fra poco perché così magari parliamo insieme a te del web del nuovo mondo dei social, del web mm. eccetera per capire anche tu come lo stai vivendo dal di dentro Polizia. e invece anche come ne, ne fruisci io però partirei dal, dal tuo percorso televisivo perché mi, mi, mi chiedevo perché in un in tuo film che si chiama della genere della Costa ragionavate anche sulla eh, sulla, sulla qualità dei programmi televisivi di quegli anni, eh, probabilmente c'era Tangentopoli, una specie di interregno, eccetera, e, e quindi voi, eh, oltre al talento, avevate anche la possibilità eh, non secondaria di essere liberi nelle proprie scelte. Allora, il programma come Avanzi, eh, o come quegli anni lì, è pensabile eh, in questi anni qui. Beh, evidentemente no, nel senso che sono quelle domande, se, se fosse pensabile ci sarebbe, adesso c'è ecco, stato questo, questo ritorno della TV delle ragazze, abbiamo fatto queste quattro puntate su Rai 3, sì, è, è stato generali, sì. un, un grande successo e si percepiva da parte del pubblico anche la nostalgia proprio, cioè, quindi, perché spesso in questi anni bui mi è venuto anche il dubbio che non ci fosse più un pubblico adatto a questo tipo di programmi. Poi invece facendo quello, se non altro, mi sono rincuorata, nel senso che era tale la gioia eh, per un programma che poi, per carità, insomma, è, era lunghetto, insomma, era, cioè, una, cioè hanno avuto una bella pazienza e ti fa capire che il pubblico ci sarebbe. Quindi è stata sicuramente un'operazione di censura politica. Fatta in televisione, che ha raso al suolo qualsiasi forma di intelligenza, ormai sono vent'anni, producendo anche nel pubblico sicuramente una trasformazione mm. eh, non positiva. Non mutazione antropologica. Sensibile, <ride> mutazione antropologica. Sì, mutazione Un po antrop però. Beh, sull'umorismo sull sicuramente è, ah. è tanto, nel senso che prima la gente rideva per de delle battute più. Più sensate adesso ridono per delle battute che io per lo più non capisco nemmeno qual era la, parte la della qualche, battuta. cioè dov'è okay. che si voleva okay. essere divertenti. E quindi sicuramente e, e il degrado dell'umorismo credo che sia mm. la cosa più grave che possa capitare e a una società. Anche sintomi di autocensura quindi a quel punto? Ma devo scattare, nel senso sai, autocensura, auto se lavoro in televisione a me non è capitato ma non di lavorare de, in televisione. Non in te, ah. eh, dico magari ai giovani comici, a chi no, deve affrontare la censura. Certo in televisione, che io sappia, da quello che mi raccontano anche quelli che ci lavorano, c'è una censura inimmaginabile, non è che c'è bisogno dell'autocensura, c'è una censura violentissima, ma proprio sul sospetto che tu possa forse dire mm. qualcosa mm. che poi, tra l'altro, i funzionari RAI sono stati insomma, eh, sostituiti con delle per dei personaggi che io non ho appunto conosciuto in questi anni, ma sempre dai racconti mi dicono che sono insomma dei personaggi davvero oltre l'immaginabile dal punto di vista sì. sì. Yeah. c'è il cinema che è un territorio completamente diverso, perché tu hai, hai lavorato insomma con un signore che si chiama Giuseppe Alberto Lucci, che insomma è un qualcosa di. di era allora simpatico che ci sento. Beh, insomma, eh, un po' il fratello nascosto, no? Eh, sì. Però cioè, aveva qualità enormi. Uh -huh. eh, anche a livello teatrale, eccetera. E, e, e quindi probabilmente questa cosa del cinema dentro di te ha covato un po' da sempre. Siamo assolutamente, tanto, assolutamente. Quindi... In verità diciamo che il cinema è quello che ho sempre voluto fare, ho fatto televisione eh. pensando che comunque prima o poi avrei fatto cinema. Poi, quando non mi è stato più possibile fare televisione per causa di forza maggiori. Eh, ma innanzitutto, un po' spontaneamente, ho fatto quel documentario viva Zapatero per raccontare la censura. E che però è andato talmente bene che, che mi ha incoraggiato a ci continuare. No, ma ricordiamo a chi, per chi non l'avesse visto: i, un documentario del 2005, minuti applausi, 15 minuti di standing ovation dove sono a Venezia, che non è proprio un pubblico Ma poi è andato, cioè, è andato benissimo anche al Sundance. Eh, al Sundance, mi ricordo, stavamo proprio per vincere. Poi San è successo stesso, qualcosa all'ultimo: è arrivata una telefonata, una cosa perché eravamo tutti pronti, ci avevano detto perché quando vinci ti dicono di, eh, insomma, tutta la truppe, c'è un cerimoniale, ma insomma è andato Nostra benissimo anche all'estero. lei. stato un miglior documentario, eh vabbè, un sacco insomma, di belle cose. Sì. Eh. Comunque era più, soprattutto la cosa di cui sono, sono fiera, è stato, è. a parte il, eh, che, che sono stata la prima a riportare il documentario nelle sale in Italia, come italiana, perché poi sì, c'era stato Michael Moore effettivamente, course, ma la prima italiana certo. che ha riportato un documentario nelle sale, ma la reazione che c'era, c'è cioè, stato in sala moltissime settimane sempre pieno, sempre con applauso e scena aperta, con, la gente che sta co con dei collettivi che si formavano, di gente che si cercava di organizzarsi per capire cosa fare. Quella è stata una, sicuramente un momento che ha fatto partire tante cose che poi sono andate dove sono andate, ma eh, comunque ha messo in moto molto. E, e poi la Genella costa e poi Dracula e poi la trattativa nel 2014 quindi questo è un percorso che tu hai in qualche modo uh, privilegiato come canale di comunicazione tua e, e, e perché hai sempre detto anche se non sbaglio che il documentario è proprio un territorio che consente libertà di espressione beh massimi, sì, il documentario massimi, è, è, è fantastico per, diciamo, per fare sperimentazione nel senso quindi, che puoi farlo con pochi soldi e quindi non devi spiegare, io me li sono autoprodotti tutti, punto, perché tranne perché la trattativa chiaramente perché era già un po' più costosetto ma insomma quelli di prima erano li facevo con i soldi che guadagnavano nelle tournée, me li, me li sono prodotti. E, e hai quindi... fatto anche la regista, tra l'altro, che non è proprio eh, la eh, stessa cosa, ho eh? Ho fatto la regista, sì, Beh, Vabbè. Insomma, insomma, non è proprio facilissimo, a chi fa l'attore o l'autore o il sceneggiatore vuoi fare anche il regista. Di... Avevo fatto un film da qualche anno prima, che era una commedia che si chiamava Bimba, che poi ho rivisto Bimba. di recente, Bimba. non era manco male in realtà. 2002. Bravo, le eh, 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 sa eh, tutte. Eh. Va bene, allora adesso stai già lavorando a un nuovo progetto, c'è qualcosa? Sto scrivendo un film di fantascienza, ma ecco, non si può che, dire niente. Che ti mancava? Eh? <ride> Beh sì sì, mi mancava. Ci ho quelli... sempre pensato ma non... Non, non possiamo dire niente? Bene. Beh, va bene, va bene presto, bene. sicuramente presto. Senti, uno dei temi però eh, sicuramente forti della, de, de, su tutti i fronti, perché poi ovviamente non, non è che ci dimentichiamo che tu hai portato in teatro spettacoli ormai dal, dall'87-88 fino a, a 2016-2017, sì. fino a ieri. ho cominciato col teatro, poi e... mi hanno vista lì e mi hanno fatto e... fare tv. Eh, mi hanno fatto fare... <ride> Più o meno, insomma, mi sempre, sempre con, con qualche difficoltà. Sì. sì, devo dire che è stato sempre... Eh... Fin dalla prima volta ho avuto problemi di censura, ma censura che hanno tagliato i pezzi. Lo sappiamo, lo sappiamo. Questo è triste, è molto triste. Che brutto paese Venne da questo punto di vista. Questa specie di eh, E qui eh. dovremmo entrare, poi appunto, nel DNA della televisione, perché poi, se non sbaglio, <ride> qualche intervista, non solo nel tuo lavoro, ma insomma, anche in alcune interviste, torni su questa faccenda un po' complicata di questo paese che non legge, di questo paese che. Eh, Tiene acceso un po' il televisore come fosse una specie di camino supplementare, mm. dove si abbevera come unica fonte e questo genera un eccesso di potere da parte di quel mezzo e una deficienza di, di conoscenza e di impigrimento e di appiattimento diciamo prima dall'altra parte quindi il discorso c'è pure altro, questo discorso però... certamente c'è anche questo ecco allora la radio è un anticorpo e eh, qui veniamo <ride> fra... e vai <ride> Potrebbe essere un anticorpo, grazie a Dio, lo è, i numeri sono piuttosto confortanti. La radio, in questo mondo piuttosto fluido che si muove intorno alle nuove tecnologie, che cambia palinsesti, che cambia assetti, cambia pubblico, che cambia i giornali, il cartaceo non esiste quasi più, eccetera, la radio tiene, tiene i suoi numeri in maniera piuttosto solida. Insomma, su questo non, non si riesce a fare danno più di tanto. Eh, eh, ti chiederei soffermarti su questo, magari partendo da noi, visto che sei ascoltato di cena. Cioè no, da, la, da questa, da questa vicenda da, orribile da noi, di censura, eh, appunto. Eh, perché comunque eh, credo che tutti quanti. Eh, perché di questo si tratta. Insomma, partendo dal principio che noi i soldi pubblici non devono servire a finanziare. L'editoria non si capisce perché, io non sono d'accordo, poi i radicali sono molto più liberisti mm. e, e quindi ma, ma alcuni obiettano, ho visto sui social, ma visto che voi siete contrari a, al pubblico, di che vi lamentate, ma non credo, so, penso sia È un discorso più articolato, articolato esatto. e complesso, però io sono personalmente estremamente favorevole al pubblico, agli investimenti pubblici. Penso che la cultura e l'informazione vadano finanziati più di, di, di qualsiasi altro settore perché è quello che fa sì che la gente possa poi effettivamente scegliere e essere indipendente, farsi una sua idea e Radio Radicale è sicuramente un, un modello di, di informazione. Penso che tutte le persone, ho sentito anche lo streaming del congresso, mi sembrava che fossero tutti molto interventi consapevoli di questo fatto, anche persone esterne, appunto io eh, senza radio radicale per esempio la trattativa non l'avrei mai potuto fare quel film perché mh, il fatto di avere avuto accesso a tutti i processi, a tutte le, le testimonianze non, non solo mi ha fatto capire le questioni diciamo eh, oggettive, approfondire eccetera, mi ha anche Fatto capire come funziona un processo, cioè, ma lo spirito è una cosa che, sta, che, che, che quando eh, naturalmente scrivi in cinema è, è più importante de de anche dei contenuti, insomma, il rapporto che c'è tra, tra un collaboratore. E mi ricordo ci cioè, ho passato le ore e mi ricordo che mi facevo anche delle grandissime risate perché veramente ma si certo, scoprono diverse, delle cose. Certo. E, ci sono dei passaggi che... molto, ma, ma, ma è, è tutto così interessante anche vedere che quel, quello che il collaboratore che, ri, che, che capisci che ha ripetuto quella testimonianza centinaia, decine di volte perlomeno e quindi ha memorizzato tutto il gergo invece del nemico della, della magistratura, della polizia quindi tutti questi mafiosi che parlano con un... Con un gergo avvocatesco, strano, sì. burocratico, che, eh, che rende la cosa ancora più insomma, inquietante. È molto insomma, quello sicuramente insomma, gli archivi sono preziosissimi, però a me piace. Ehm, cioè, per esempio, ecco, uh, adesso sto lavorando a, una, a un film di fantascienza Decienza. come ti dicevo, anche la ru quella rubrica ehm, Media dintorni è comunque una delle poche cose della fete. Sì. Ah, <ride> davvero, certo. bravo. È una delle Grazie. poche cose che ci sono su intelligenza artificiale, anche su i, le problematiche legate a Facebook, a Google, tutta questa roba che è fondamentale. Esatto, esatto, anche esatto. il notiziario della Cina, per esempio, ma perché uno non deve sapere un, una mazza. No, un non è che ascolto tutto, del, però, il, siccome no. spesso mi, comunque quando scrivo faccio delle ricerche molto raggio, di... perché, per esempio, la prima versione. Avevo i cinesi come cattivi, dopodiché me l'hanno fatti togliere perché hanno detto che i soldi adesso al cinema li mettono tutti i cinesi, non quindi si non si ho, dovuto, do, ho dovuto cambiare cattivo. Però, per esempio, sempre partendo da, magari da esigenze, perché poi giustamente la, insomma, la cultura serve quando, quando ti serve qualcosa, è giusto poterla avere quando devi capire qualcosa, è, 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 è ottimo poter avere delle dei documenti per approfondirla però quindi ci sono davvero parti, tante cose dalla Martina, stampa di Bordin. Però so <ride> Loro, capito, no, no, e no, poi scendi è eh, leggendario assolutamente E ho scoperto che anche molti miei amici sono suoi fan perché poi, okay. fino a un po' di tempo fa non, era, non mi sembrava così diffuso insomma mm, adesso co continuo a, a, bene. a scoprire persone bene, bene. la sono... chiamano la, la radio con la tosse lo sapete <ride> radio radicale grazie a Bordin mi e io. poi però vedo che insomma ti, ti, ti cibi anche i processi, anche la le diretta al Parlamento ce la fai? la diretta al Parlamento giusto in macchina quando mm -hmm. provo, però anche quello... Però un po' fai meglio della, della radio piena di pubblicità con la musica oh, che bene. non mi piace? Okay sempre ogni tanto però sì a piccole dosi onestamente i parlamentari sono sempre un po', un po più impegnativi um, sì. sì. Senti invece da, da questo punto di vista ragionando proprio sul tema dell'informazione che appunto è un punto nodale tu non è mica la prima volta che ti occupi di informazione l'hai fatto anche con poi se non sbaglio negli anni dei girotondi con la De Zulueta con Biagi insomma anche una proposta di legge eccetera eccetera quindi quello è stato uno dei punti sempre beh ovviamente. sì insomma Focali, lo cerco di modali. dare un contributo nell'ambito in cui insomma opero circa formazione libertà d'espressione più che altro sì. Secondo te il ruolo del, del web e dei social in questo contesto, quello informativo, è un ruolo di supplenza anche lì di anticorpo tu oppure i media dintorni non mi dovresti dire dei web e dei social come se fosse la stessa cosa. Perché no, non è no, la stessa web cosa, è web, so okay, okay. Social. Web social. guarda. Io da eh, sono stata una delle prime a utilizzare Twitter perché sono iscritta dal 2008. Da Facebook l'ho usato soltanto da quand quando dovevo distribuire la trattativa, altrimenti non mi è sempre insomma, non mi è mai piaciuto. Mm. Da marzo ho smesso ormai quasi un anno, da marzo dell'anno scorso, dopo le elezioni, ho, ho chiuso la pagina ufficiale di Facebook e, e Twitter non lo uso, cioè lo uso per vedere ogni tanto cosa succede, mm. ma quando mm. qualcosa mm. aspetti la metro. Cioè, così praticamente <ride> si sì, esatto Instagram Perché, è che, è il, che è diciamo quello più trend Instagram mi hanno obbligato a farlo ma non, mm. non pubblico molto raramente mm -hmm. delle foto non sono un tipo che prende e fa le foto certamente non mi viene a me altrimenti sarei ministro degli interni a quest'ora oh, oh. quindi no io penso che i social siano assolutamente Do credo che dopo Berlusconi siano stata la cosa più devastante mm. per questo paese mm. per il mondo intero chiaramente perché hanno completamente distrutto la possibilità di un dibattito nel senso che quello che c'è sui social viene, in, uh, viene preso come modello di discussione ed è trovo che sia del tutto inutile scriverci Forbiante. e anche ci sono, ci sono usciti anche, ho letto anche un, un libro di un pentito della Silicon Valley che si chiama Dieci motivi per cui dovresti chiudere gli account, un titolo del genere. Il Pentito della Silicon Valley okay. non è male come, uh, come, come titolo. Come titolo. <ride> Però è sì, vero, è un uno no, no, è. Che, che, che spiega per quale motivo sono nocivi, anche come creano dipendenza, il fatto che comunque con queste gratificazioni certo. stupidine del cuoricino, eh, comunque sale la dopamina, eh, per cui comunque tutte le volte eh. poi scende. Mm. Effettivamente... Ecco, visto che siamo alla radio e eh, alla radio si danno i consigli, eh, io, io, io sto molto meglio da quando non sono... Eh, cioè, agli, agli amici vai a citofonare ma, ma gli amici non li ho mai scritto, insomma, okay, no? non sono mai arrivata a quei livelli di... No, allora, poi c'è anche il dato, il dato umano però... che poi è più complicato. Eh, invece il web lo usi in maniera come ha usato immagino, lo uso certo per fare ricerche, documentazione ricerche. per guardare i film. Come documentazione come possibilità di, 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 sì, sì, di, di ricerca, infinita. ricerca infinita. Documentari, ricerca infinita. Invece di questo paese cosa pensi rispetto a come siamo messi non solo dal punto di vista dell'informazione in questo momento, ma uh, un po' su tutto. insomma Tu hai sempre avuto una fortissima presenza. Ah, infatti con questo fatto di, di non partecipare ai social ogni tanto mm. ho la sensazione di essermi anche tagliata fuori dal dibattito politico però se essendo sicura che quello comunque non è un dibattito politico scaccio questo pensiero e vado avanti con eccezione che ovviamente c'è sui social sì, qualche mm. eccezione c'è ma non è una questione, questione di contenuti complicato. è proprio che è nel momento in cui una cosa la scrivi là mm. l'unica reazione che provo che sono quelle quelle che conosciamo insomma non è che... È, è, che, che... Sei più vicino al pensiero di equa, insomma, che è un bar moltiplicato un miliardo dove... Il, il Ma libero... quanto il blog, se puoi scrivere un articolo su blog certo, lo puoi no. fare, quella, è un altro discorso, cioè, scrivere un post su social. Facebook no, perché comunque se il post deve funzionare devi rispettare alcune regole che poi mi hanno anche spiegato e per un certo periodo le ho anche seguite poi mi sembrano veramente orrende. Per, per, che sono comunque regole che, fa, che ti, cioè, ti insegnano a come, a come far arrabbiare la gente, onestamente, mm. ma anche semplicemente facendo quella cosa di mettere che ne so, una scritta in maiuscolo, mettere due o tre parole in maiuscolo che sono quelle eh, che attirano perché fanno arrabbiare, che corrispondono all'urlo. All all sì. Se fai così, c'è un sacco di condivisioni, se non fai così, ce n'hai molte meno. Mm. Non esiste che tu fai una cosa su Facebook intelligente, profonda e che venga diffusa. Questo non succede, cioè viene diffusa in modo limitato. Non può succedere perché l'algoritmo non lo prevede, perché, perché non lo prevede il corpo umano, perché sicuramente sì, poi la rabbia e la sofferenza sono emozioni eh, più forti e più facili da, da suscitare. Eh, la, Riflessioni, Senti, tu avevi detto un'intervista un po' di giorni fa eh, che mi era molto piaciuto, un concetto di de, come hai mischiato un po' i linguaggi, il cinema, la televisione, quello che sei, quello che ami fare. Amo inventare miscugli, cambiare aspetto, potere come conservare le possibilità iniziali e restare una cellula staminale a vita. Ah. Eh, questa mi era piaciuto parecchio, <ride> lo spiego. Eh sì, cioè restare, proteggere la propria indefinitezza, ma quello è un discorso sull'identità in cui credo profondamente, penso che la il nostro concetto di identità sia fallace e comunque ecco, grazie a internet sicuramente lo stiamo anche mettendo in discussione perché ormai lì ne, 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 non abbiamo più una percezione. Eh, così come la nostra identità viene spacchettata in 10.000 dati, allo stesso tempo, non posso non essere consapevole che il, quello che mi viene in mente viene da mili, mili, miriadi di fonti e che quindi non esiste questo identità così come l'abbiamo concepita mm. di una persona che è, quelle, quelle, è quella, quella che è l'identità quella di cui si parla poi in Blade Runner è quella dei replicanti che pensi di avere un'identità okay, perché okay. ti fanno vedere delle foto sì, di immagino immagino che in molti ce l'abbiamo scritti dei numeri no, 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 con questi presupposti molto interessanti andavamo dentro al corpo umano e al corpo il tuo corpo sul web insomma che è un'altra cosa sì. corpo sui social poi è una cosa ancora diversa Senti, del, visto che sto facendo un film di, di fantascienza, di cui non ci vuoi dire niente, va bene. E, invece sul concetto di futuro, uh, a parte il film, uh, ti, ti, ti trovi a soffermarti con uh, gli elementi diciamo, che questi percorsi ti hanno già dato, per cercare di capire che sta succedendo e che ci sta succedendo soprattutto. Mm, beh, sicuramente siamo un periodo di, di, di sconvolgimenti e appunto poi io sto studiando tutta questa roba postumanesimo, eh, transumanesimo, quindi no? so, ho proprio la testa piena eh. di, di cose di, di varia natura. Eh, una frase che mi ha consolata appunto navigando sul web rispetto a, a scenari che sono sempre un pochino, cioè gli animals sono abbastanza apocalittici è che il futuro è imprevedibile e non è ineluttabile, questo ce mm. lo dobbiamo ricordare perché comunque il futuro non è mai prevedibile, non è mai stato prevedibile e mai lo sarà, mentre noi abbiamo l'idea che comunque sarà una catastrofe e non potrà che essere così, ecco, le, le possibilità che non sia una catastrofe secondo me dipendono da, questo, da questa verità che non è mai stata messa in discussione che il futuro... Si chiama futuro perché è imprevedibile. E Se un... fosse prevedibile eh. non sarebbe futuro e quindi possiamo, <ride> possiamo anche... aspettarci forse delle sorprese. C'è anche una dismissione di responsabilità quindi da questo punto di vista. Ma la dismissione di responsabilità... È più facile pensare ah. che sia ineruttabile ovviamente, molto più semplice. Perché... Ah eh Sì, un po' quello, un po' sicuramente tutto quello che abbiamo intorno ci fa sentire impotenti, non certo... Non ci dà certo l'idea che possiamo fare la differenza, come dicono gli americani. Però, detto questo, ci sono anche tantissime realtà splendide sul web. Per esempio, a parte tutto il mondo dei TEDx, di tutte insomma, quelle conferenze che a volte sono anche un pochino troppo... Uh, pff, insomma... Uh, Troppo, bor mh, troppo borghesi, secondo me, mm -hmm. troppo, mh, troppo nel senso troppo allora che, che, vanno, insomma, che hanno dei limiti di sì, politicamente sì. corretto un po' a volte. Insomma, per cui non trovi tutto là. Ci sono delle cose che mm. sono pure belle, che lì non ci sono. Però ci sono anche un sacco di iniziative, per esempio quella di quelle lì, mh, Effective Altruism, Peter Singer, quello l'animalista, l'antispecista. Mm -hmm. oh, cioè uno sì, gruppi di altruismo organizzato, scientifico, mi sembrano interessanti. Tante persone che cominciano a pensare e, semplicemente di, di rinunciare a una parte del delle proprie entrate soprattutto in America dove hanno questo problema che effettivamente noi abbiamo meno mm. almeno, almeno quelli che frequento io e che si tagliano un 10, 20, 30% del, di, di quello che guadagnano vivono benissimo lo stesso e questi soldi li, li danno dopo aver so, con studi molto accurati su quali sono le associazioni e le organizzazioni che poi li spendono bene li, li regalano e e Sono felici. Sì, e costruiscono anche un altro, un, altro, un altro sito molto interessante che si chiama 80,000 Hours. Non so se l'avete trovato nei vostri. lo eh, no, per, per meglio dintorni questa cosa. Esatto, dove, dove spiegano perché 80.000 sarebbero le ore che normalmente si dedicano a una carriera e ah. loro i, i, ti, ti spiegano quali sono i modi per costruire una carriera che sia allo stesso tempo utile all'umanità perché. Centrata sui problemi principali che l'umanità sta fronteggiando, e che ti fa anche guadagnare un botto di soldi in modo che tu possa regalare eh, una buona parte Bota dei tuoi parte. soldi no, no. per eh, i vaccini in Africa e quant'altro. Il riscaldamento globale, insomma, tutte le questioni principali. Senti, tornando sul web, l'ultima domanda sulla, diciamo, sul tuo percorso, diciamo artistico, professionale eccetera, come cambia la tv sul web visto che tu hai, ricordiamo che c'è un sito di riferimento che è sabinaguzzanti.it anche per vedere il tuo... Sì, non ci scrivo più da un po', un po'. Però, non so, la desidero però... però, però, però <ride> c'è un sacco di cose, cioè, però di cose vecchie, ci, ci sono, sono 4-5 sì. edizioni del TG Porco che hanno venuto da prima a 2000, sì, 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 sì. eccetera, e quindi mi chiedevo anche eh, vedendo un po' di cose di, di quelle serie eh, come cambiava poi se cambiava il linguaggio della televisione sul web. Io la televisione la guardo solo sul web, per esempio, perché non ah. c'ho la televisione, quindi non eh, questo linguaggio non l'avevamo detto. Eh. Non l'avevamo detto. Dietro Media ce l'ho da anni, c'hai la radio ma non c'hai la televisione. La televisione la guardo lo stesso ogni tanto sul computer. Okay. Eh, beh, certo, ogni tanto, ovviamente. Ogni tanto eh, ogni tanto, ovviamente in questo paese, non è ovviamente. Vabbè, col computer guardi. la guardi la cosa che ti interessa che non quindi è che lo tieni acceso certo. anche perché non c'è il telecomando quindi ogni volta la rotellina la pubblicità è una scocciatura e quindi guardo i programmi che insomma quando, quando devo essere informata perché sto facendo satira o perché comunque rimango così legata a questa a un po' di quest a queste così, telenovelas che spacciano per informazione eh, me ne guardo però, insomma, ne faccio anche a meno. Okay. Però guardo film soprattutto: Guardi film, documentari, interviste, poi ci sono anche. Anche so, filosofia, neuroscienza, c'è cioè qualsiasi cosa. Quindi ci sono sì. delle università online, sì, pieno è, di roba fantastica. Ci sono I canali Rai culturali che sono anche eccellenti. Ci sono i canali sono Rai culturali eccellenti. Sono un po no, c'è la Rai Ma... finalmente su internet, quindi anche quella è una risorsa. Sì. Rai Play comincia a funzionare. Sì, esatto. Rai Play che funziona è una grande funzionare. novità di questi È un miracolo. <ride> Scusatemi, sì. un'ultima cosa, pensavo mentre parlavi proprio al fatto che eh, insomma, in tempi. Eh, nei primi tempi Casaleggio, Grillo, Cinque Stelle, eccetera, teorizzavano da sempre in qualche modo la, la, un tipo di informazione che era integrale, quindi con documenti integrali, un tipo di informazione che era trasparente, un tipo di informazione che era una specie di finestra aperta senza filtri e senza. E, e di fatto questo è un po' il DNA di Radio Radicale. quindi insomma, Mi ponevo poi no, la contraddizione la, la contenzione di una situazione un po' surreale che eh, in qualche modo vede poi invece eh, Radio Radicale rischiare la chiusura esattamente mentre è l'interprete di quel tipo di informazioni che consente... No ma parliamo di strategie, cioè questa cosa non deve succedere che chiudano Radio Radicale ragazzi, quindi bisogna che voi facciate qualcosa, diteci che dobbiamo fare e la facciamo. Vogliamo fare un digiuno, dicevo, sono anche disponibile, non so quanto duro, ma <ride> ci saranno pure altri modi. Ti sento eh, molto determinata e questo è molto piacevole. <ride> no, ma davvero non è? No, no, vedo, eh, non Adesso è... che 5 stelle, sì, sicuramente cioè, i 5 Stelle si filosofia dell'informazione. Mi ponevo. che i 5 Stelle siano così alla, allo sbando alla deriva, mi sembra sotto gli occhi di tutti, chiederei ai 5 Stelle. Perché fare un danno di questa portata? Quando insomma è evidente che non è che, che ci sono tanti argomenti che devono vedere 5 Stelle, di cui palesemente non, non hanno, insomma, non hanno la, la pallida idea di dove sbattere la testa, perché in questa fase di passaggio devono fare un danno di cui non lo so neanche se si rendono conto, perché tutti pensiamo, cioè, l'archivio è una cosa così importante, appunto lo streaming, sto, sto streaming, famoso streaming sto fam famoso streaming che eh, diciamo Radio la Radicale la si fa e che mette a disposizione, perché non, non fare invece una cosa diversa? Dedicare, visto che la RAI è in mano a questo governo, che la RAI faccia pubblicità a Radio Radicale in modo che tutti lo sappiano, questo già sarebbe ottimizzare. Le spese, no? quando dicono deve diventare di mercato e se deve diventare di mercato fagli pubblicità in modo che i eh, soldi eh, che quello, spendi eh, siano... Il servizio pubblico di fatto è un monopolio, RAI, quindi diventare di mercato. di sul mercato non ci può andare ovviamente perché non è quel tipo di. Beh, a parte di quello, ma Però poi insomma, insomma non diciamo ci che... deve andare sul mercato perché non è sul mercato non chi, chi se ne frega. Neanche io voglio essere informata perché, deve essere perché è competitivo per il mercato. Voglio essere informata perché altrimenti perché non, posso pubblico, certo. una, non posso essere una cittadina di una democrazia. Quindi non, non mi troverei in una democrazia se non fossi informata. E siccome non, per adesso cose migliori di una democrazia non le abbiamo trovate, ci terrei a mantenere questo status effettivamente privilegiato, ma che ci siamo anche guadagnati. E la tua dieta mediatica è intatta, con oh. la segna stampa, i tuoi programmi, le tue dirette, i tuoi processi. Va bene, allora noi ringraziamo davvero di cuore Sabina Guzzanti per essere stata con noi e averci raccontato un po' di cose eh, della sua vita e del, del suo lavoro e essersi soffermato con così tanta e scrupolosa attenzione su, sulle sorti di, di Radio Radicale, che è anche la sua in qualche modo, eh, così come di chi, di chi ci ascolta inevitabilmente. E quindi grazie davvero, vedremo uh. di capire cosa fare. Sì, fatecelo sapere per favore. Grazie Sabina Guzzanti. <ride> grazie.